Siamo tornati. Un viaggio di note partito da lontano e un futuro ancora tutto da scrivere. A Effetto Sabato, Sergio Camariere. Buonasera. Benvenuto, Sergio. Benvenuto. Non abbiamo ancora fatto il sound check. Sergio è qui, che insomma è venuto con noi. Ci aveva promesso di venire, lo ringrazio. Siediti pure. Penso che siamo a posto, penso che siamo pronti. Ci siamo. Il piano c'è, la voce no, però la faremo. No, c'è anche la voce, c'è anche la voce. Prova. Eccola là. Siamo in diretta, che situation. Buon pomeriggio a tutti. Noi arriviamo. Ma senti, se questa tua musica è un po' un'infusione artistica di pensieri diversi, visto che siamo vicini al tè delle 5, in questo tè che bustina ci mettiamo? Ci mettiamo il jazz, ci mettiamo la musica sudamericana, ci mettiamo la musica classica, non lo so. E tea for two. Sergio, io voglio farti vedere questa scheda perché noi ci siamo messi sulle tue tracce e abbiamo fatto un po' a tracciare un percorso nella tua vita, nella tua musica. Eccolo qua, guardiamolo insieme. Luce, soffusa, intima, surreale. Nessuna tastiera, nessuna chitarra elettrica. Sul palco solo strumenti acustici, fra tutti un pianoforte. Tasti bianchi e neri che prendono vita, che formano suoni, colorano atmosfere, sempre e comunque tra le mani di Sergio Camariere. Andamento magico, espressione sognante. Gesti larghi e lenti accompagnati da una voce profonda, malinconica. Poche parole rubate al tempo e alla vita. Parole e note capaci di farti prigioniero, ostaggio di una musica dolce. Musica, unica e per certi versi inspiegabile, fatta di note blu che toccano i tasti e gli angoli più nascosti dell'anima, melodie che si portano addosso l'odore del jazz, ritmi che sulle rotte del Sud America incrociano tonalità classiche, rivisitazioni moderne ed attualizzate di un tempo perduto. Età, statura e talento sono quelli che appartengono ad un grande, lui che cantautore piccolino non si è mai sentito, o forse sì, per non perdere quell'attitudine al sogno che da calabrese di provincia a 48 anni suonati lo porta ad entrare nel cuore della musica con il fascino spedito ma riflessivo di un regionale che viaggia per fermarsi dentro ogni stazione e poi ripartire come un treno. Ed un treno a Sergio lo regala Francesco, suo cugino. È lungo e nero e corre veloce su binari di fantasia che assomigliano ad un pentagramma. Un treno speciale che ad ogni giro picchia su uno xilofono e fa melodia. Tintinnio inesorabile quanto appassionato che porta Sergio, 7 anni soli, dritto al cuore di melodie che stanno lì ad aspettarlo. Impara, canta, accompagna, tutto con la complicità sorprendente di uno strumento che diventa un amico inseparabile. Senso e corpo di pensieri in rigoroso bianco e nero che passano tra avorio ed ebano di un pianoforte. Pianoforte con cui Sergio Camariere incanta tutti, tutti sospesi tra quelle note che escono da quelle lunghe dita che scorrono veloci o lente sui tasti di quel primo amico che mette la musica con le spalle al muro, un piano meccanico a baionetta del 1940, comprato a soli 16 anni con i risparmi di tante serate, per dare a quel sogno tempi e toni di un lungo viaggio. Viaggio cominciato quasi 30 anni fa. Sergio, da Crotone, un mare di radici e di speranze da inventare, si trasferisce prima a Firenze e poi a Roma. Ma quei libri di diritto lasciano presto spazio agli spartiti, le uniche pagine dentro le quali Sergio riesce a scrivere e a leggere il suo futuro. Pomeriggi alla scrivania, serate al pianoforte, giorni e anni che diventano lentamente poesia e che Sergio regala ovunque, senza distinzione di luogo, pubblico, latitudine, pizzerie, bar, partecipazioni ad orchestre squinternate. Le richieste sono tante, come le porte dei discografici sbattute in faccia, con quella musica che continua a suonare, dovunque e comunque, fino al primo concerto, tutto suo, che arriva come un destino ineluttabile, come un riscatto di natura. È il 1992, sul palco dell'Opera Chorus Club di Roma, ci sono un pianoforte ed un microfono e intorno una luce soffusa, intima, surreale. E questo era il nostro ritratto che abbiamo fatto per te. E l'abbiamo fatto usando 5 parole, appunto, la musica, luce, viaggio, treno e pianoforte. Ma al volo, se dovessimo aggiungere un'altra parola, un'altra nota? Potremmo aggiungere il tempo. Certo, perché tu ne sai qualcosa? Sì. Tempo.
che è il nostro instant painter, che comincerà adesso a farti un ritratto al volo. Bellissimo. Tempo, perduto tempo, piazza Navona come altri cento, giorni di vento, vento e fontane segnano il tempo con le campane. Tempo da noi sconfitto, l'ultimo raggio da un cielo fitto, castigo nero puntuale, piove sopra un ospedale dolcemente sulla via. Tempo, mondo di sogno, mezze creature superumane, sento chitarre, gatti suonare e lancinanti come zanzare. Tempo sembra leggero, poi d'improvviso tutto è importante, ogni dettaglio significante può divenire significato. Ed ora non c'è patria e non c'è Dio, ma ci sei tu, ci sono io, e tutto il resto sembra caos, sembra niente. Tempo, lascia passare questo tempo che forse stanotte ci fa cantare. Tempo perduto, Sergio Cavaliere. Questa canzone che si chiama Tempo perduto mi fa saltare subito una domanda. Cioè, il successo per te non è arrivato subito, diciamo. Hai avuto una strada lunga e tortuosa per arrivare fino a qua. Sì. Ma fare un disco d'esordio a 40 anni? Anche 42. Beh, era già da tempo che suonavo dal vivo, e dal 92, 93 ho cominciato a cantare i miei brani in giro per l'Italia, ed ecco che poi arrivò l'occasione, incontrai una persona straordinaria, Biagio Pagano, con il quale abbiamo prodotto il primo album, e poi arrivò Sanremo, insomma tutto il resto. Sì, ma nella carriera di un artista c'è sempre, cioè, specialmente quando, diciamo, queste campate, no? Diciamo, di speranza se vanno più rade, no? C'è il momento in cui uno gli sembra forse di, comincia a pensare di mollare, ti è mai successo? Ma questo quasi mai, perché bisogna essere tenaci, volere e potere. Insomma, chi la dura la vince. Ma c'è stata anche una persona, se non mi sbaglio, i tuoi biografi dicono c'è stata una persona particolare che ti ha dato una grande spinta, vero, e ispirazione. È vero, sì. A un certo punto, era il 1999, mi esibivo qui a Roma al Teatro Flaiano, era una commedia teatrale insieme a Giorgia O'Brien, si intitolava Oggetti smarriti, la signora O'Brien raccontava la sua vita, io col pianoforte cantavo alcune mie canzoni, ed ecco che tra il pubblico veniva la grandissima Pupella Maggio a seguire le repliche. E c'era una canzone in particolare che le era entrata nel cuore. E questa canzone, che è scritta da Roberto Kunstler, si intitola Vita d'artista. Che è un po' il manifesto, sì, no, dell'arte e dell'artista. È vero. E lei, appunto, mi diceva, Pupella, Sergio, non ti preoccupare, anche se hai 40 anni, questa è una canzone che è importante, ti porterà fortuna. Tieni duro. Ma camariere, poi scusi, a 40 anni si è giovanissimi, no, non è più, certo, come una volta. Ma voi, voi c'era, ragazzacci di Caterpillar, ci siamo già visti nel 97, sì, al premio Tenco. Ed era già un po' in là con gli anni lei a quel tempo. Ne avevo 36. Era giovanissimo, allora come ora. Sentiamo, bravo camariere. Sentiamo questo, sì, manifesto, sentiamo dell'artista al volo così. Vita d'artista, vita da cane, senza una lira per settimane, schiavo del fumo ed un pezzo di pane, senza una donna, che vita da fame.
vita di noia, di creatività, vita ai confini, di libertà, vita ai confini di chi arriva e chi parte, soldi sul tavolo, in mano le carte, vita d'artista, vicino ai folli, sempre nel dubbio che a volte sciogli come aspirine o vecchie tisane, vivere d'arte, che vita da fame. Vivo d'artista, quasi da sempre, con questo nome che non resta in mente, così difficile da ricordare, per uno che a casa non può ritornare, ma viva l'Italia, il paese dell'arte, viva i suoi artisti tenuti in disparte, fuori dal mondo per settimane, schiavi del cuore d'un pezzo di pane. Artista, Sergio Cammariere, questa canzone è scritta da Roberto Kunstler, che è un altro dei tuoi incontri. Ora vogliamo un attimo incontrare il tuo ritratto che sta facendo Borullè. Vediamo un attimo che lui, questo è, diciamo, il momento intermedio. Noi, lui gira la tela e cominciamo a riconoscerti. Eccoti là. Ti assomiglia. It's good, che bella situation. È un po' Paul McCartney, un po' Robbie Williams e un po' Cammariere. A me sembra sempre Carmelo Bene, però non lo so perché. Buono, no, adesso, buono. Ragazzi, aspettate, guardate là, con l'occhio già si vede, vedi che l'occhio vivo. È vero, è vero. Anche l'occhio vuole la sua parte. Anche l'occhio vuole la sua parte. Torniamo a noi, lasciamo finire il nostro maestro Borullè e i nostri maestri Caterpillar, vabbè, chiamiamoli maestri. Fabrizio Bosso, un altro dei suoi incontri. Kunstler è l'uomo che dà le parole alla tua musica. Sì, e non solo, perché siamo, diciamo, un po' una coppia, tipo Lennon McCartney, come se fossimo una squadra. Come Solibello e Lauro. Esatto, solo che noi siamo un po' più bravi nel suonare. Sì, vabbè. Con le pentole, quando le sbattete insieme. Esatto. Parliamo adesso invece del tuo ultimo incontro, che ha suonato con te la settimana scorsa all'Auditorium, sì, Parco della Fabrizio Musica. Sono 10 anni che con Bosso suoniamo insieme. E abbiamo avuto voglia di esprimerci in questo jazz in soul in duet all'Auditorium qui di Roma, strapieno, e abbiamo omaggiato tutta la musica del Novecento, dei nostri maestri, da George Gershwin a Yogi Carmichael, ad Arlen, ma anche Trovaioli, Bruno Martino, Luigi Tenco, Fabrizio De André. È stato un bellissimo omaggio e anche un bellissimo, cioè un grande divertimento per noi. Io so che tu sei una persona molto profonda e anche che hai, come tutte le persone profonde, i pozzi profondi guardano verso l'alto. Quindi per questo tuo percorso, questi tuoi incontri, chi ringrazi? Chi ti capita di ringraziare? Beh, il grande architetto dell'universo, il padre santo che sta nei cieli. Beh, io ho perso i miei genitori, probabilmente pregheranno per me, continuano a farlo dall'alto. Benissimo. Io scusate, anch'io ho due genitori che pregano per me dall'alto, quindi vorrei fare un applauso a questa cosa che non è una frase fatta, chi la dice così è una... Parliamo adesso dell'amore, degli innamorati, ma per scrivere belle canzoni bisogna per forza essere innamorati? No, a volte il poeta è anche un fingitore, come diceva Fernando Pessoa, finge un dolore che forse sente o non sente, ecco. Sì, ma ve lo voglio dire, insomma, l'amore, come si spiega l'amore? Ecco, io potrei spiegarlo. Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per quest'amore? Per dirti cosa sei per me? Dormo ancora solo in questa stanza, dove al buio i sogni vanno via. Resta solo il peso della mia malinconia. L'amore non si spiega, fa girare il mondo e poi, se non c'è, diventa tutto inutile. Non puoi farne a meno, mai nemmeno quando puoi.
solo silenzio e freddo tra di noi, e volando, superando i monti verso cieli bianchi di libertà, e volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare, cosa non farò per te? Tu sola sei l'amore, tu sola sei per me. Ma chissà quanti cuori avrai infranto da ragazzino sul lido di Crotone, il lido ai Capanni. Siamo ben informati? Ammazza, ma dove avete preso le vostre notizie? Lido ai Capanni di Crotone, dice, se guardiamo indietro, c'era un ragazzino che rubava i cuori. In realtà è stata a Lido San Leonardo, dove c'è una piccola chiesetta bianca sul mare, e lì ci sono tutti i miei ricordi dell'infanzia sul mare, perché avevamo casa lì, e così ricordo dei matrimoni fantastici tra bambini di 10 anni, 11 anni. Ah, quelli l'ho fatto anch'io. Ci vestivamo, andavamo lì in questa chiesetta e facevamo proprio il rito. E poi i Capanni, sì, i Capanni è mare sport, anche se io sono poco sportivo, comunque questi Capanni sono rimasti intatti, perché c'è tutto un'armonia, ecco, c'è il mare, il cielo, la terra, la spiaggia, è bellissimo vivere in riva al mare, stare insieme agli amici che conosci da tanto tempo e raccontarsi. In fondo sei un'infusione proprio anche questa, insomma. Ma di io ci torno una volta all'anno, almeno 10 giorni ad agosto, io sono lì, su quella spiaggia. Benissimo, allora noi sapremo dove trovarti allora quest'estate. Intanto guardiamo come ti ha trovato Frank Barullet, il nostro instant painter. Cioè, un po' d'Artagnan. Anche un po' Einstein, però c'è. Sì, tante occhiaie, però quelle, vabbè, la notte. C'è. Sì. No, buono. È lei? Sì. Situation, direi Situation, sì, dobbiamo dire noi, ma è un generosismo buono. Ha ragione. Bello. Senti, tutto quello che l'uomo deve fare? Tutto quello che l'uomo deve fare? Non ci fai sentire anche un po' di quello? Di cosa? Ah, tutto quello che è un uomo? Sì, sì, tutto sì. È una sua canzone, se la ricordo. Ah sì, perché? Lo faccio, la faccio, no? Sì. Io mi ricordo, lo senti quella. L'ha fatta lei, Se non fosse per te cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo. Se non fosse per te toccherebbe il mio cielo. Se non fosse per te sarei niente, lo sai. Perché senza te io non vivo e mi manca il respiro se tu te ne vai. Quando sono con te chiudo gli occhi e già volo. D'improvviso la malinconia se ne va. Dai pensieri miei cade un velo e ritrovo con te l'unica verità. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Io non ti lascerò fino a quando vivrò tutto quello che un uomo può fare. Stavolta per te lo farò. Tu sarai la regina dei miei desideri, l'orizzonte costante di questa realtà, tu che sei per me come vedi tutto quello che un uomo sognare potrà.
tutto quello che un uomo sognare potrà. In Ferrera, fare un film e piantare un albero. Ringraziamo Sergio Camariere che è venuto a Effetto Sabato. No, permettetemi, domani è domenica, c'è Roman Milan. Io sono un romanista sfegatato e volevo dedicare al grande professionista, a quel gran signore che sta, volevo dedicare questa piccola canzoncina. Aspettando il gol, 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 chissà se segnerà l'Italia del gol. Aspettando il gol, 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 gol. Tutti che sognano un mondo di gol a rallentatore. Era l'82 quando l'Italia era lì, Paolo Rossi fece gol al Brasile. In che maniera segnò? Adesso dirmi non so. Vincemmo quel mondiale con la prima di Bergotti in un paese dove segniamo gol. Dove la vita passa come un bebè, in questo regno dove regna bene. Tu sei pazzo, tu più pazzo di te, questo è il paese del gol. Grazie a Sergio Camariere.